Amici di motorsport.com, siamo ad Imola, è l'una di notte e qui pare che l'unica macchina che stia dormendo sia la Subaru e tutti stanno dormendo, tranne Stefano Comini. Bella raga! Che è qui per correre le gare del TCR Italy come ospite. E perché non sei a letto? Eh beh, perché Comini non va a letto così presto. Dai, che domani c'è la gara. Vabbè, le gare ci sono ogni weekend, cioè nel senso, dai, capiscimi, tu lo sai, no? Dai, lo sappiamo vedi. Tutti, allora facci vedere, allora, dai, aspetta vedere. Un momento, partiamo da un antefatto. Questa macchina ha un nome, è stato scelto tramite una votazione su Facebook. E si chiama Fujiko perché ha delle belle, delle belle prese d'aria, no? Ecco. Perché Fujiko? Fujiko perché l'avete votato voi da casa, raga, quindi... L'avevi proposto anche tu, però, eh? No, allora, io ho proposto una varia sfilza di nomi, sostanzialmente abbastanza giappo, okay. E voi a casa avete scelto Fujiko, che a me va benissimo perché sostanzialmente, dai, era pure carina, no, Fujiko? Ma sì, dai. Dai. Allora, ce la fai vedere? Dai, venite con me, raga, dai. Che tardi, figlio. Allora, la macchina è stata costruita dalla Top Run, esatto. Azienda italianissima, lombarda, di Milano. Che quest'anno compie i 30 anni di attività nel motorsport. Non dimentichiamocelo. Che sono tuoi grandi amici, i ragazzi di Top Run. Sono miei amicissimi e non vi sto a dire tutta la tribolazione che... che abbiamo avuto per riuscire a fare questa gara. Abbiamo fatto tanti sacrifici sia io che loro e veramente questa gara è frutto di tanta passione e di tanto impegno sia da parte loro, soprattutto da parte loro e anche da parte mia. Mm. Però al di là di tutti, dai, cioè, venite con me che vi faccio fare un giro anche dentro, no? Vediamo com'è questo gioiellino. Allora, no, non fate caso al papam perché c'è quel Calef, Kralef, insomma quel tipo con l'Audi rossa che me l'ha massacrata tutta. Questo è Fujiko e questo è il mio ufficio per questo weekend. Un ufficio bellissimo, bellissimo devo dire. E sostanzialmente adesso ragazzi... Aspetta che faccio il giro dall'altra parte così la vediamo tutta... Sì, ok. Allora... Rischio di divorzio. Allora, niente, entriamo... Da Fujiko, faccio in questa... Vai. Allora, se ci avete seguito, nelle altre puntate vi abbiamo fatto vedere come erano fatte le Seat, le Volkswagen, l'Audi di Stefano. Esatto. L'Alfa Romeo... Allora, questa è una Subaru, esatto. Che è molto diversa rispetto alle altre. Intanto c'è una novità, se non sbaglio. È molto più racing, è l'unico, devo dire... Prima questa qui aveva il cambio... Sequenziale a cloche. Esatto. Quello da uomini. E dopo hanno messo sta roba qua che è un po' tanto da mezzi uomini, okay. Però vabbè, questo ci abbiamo e con questo facciamo. Ho capito. Un cambio che funziona benissimo. L'unico difetto che ha Fujiko, lo dico veramente col cuore in mano, ho già parlato con Top Run, cercheremo di fare un upgrade per il futuro, è che manca il freno a mano. Voi vedete che non c'è un freno a mano qua. Il tuo grandissimo amico freno a mano. Ah, my best friend. Esatto. Manca il freno a mano, infatti oggi ripetiamo che adesso siamo, che ore sono fra sostanzialmente una di notte. E oggi sono uscito di pista anche abbastanza allegramente ed ero qua che cercavo il mio amico freno a mano per riuscire a evitare il muro, che sono riuscito ad evitare comunque, ma il distinto, la prima cosa che mi veniva da fare era proprio cercare il freno a mano e la cloche qua, che non c'è, e anche per partire non è proprio evidente. Beh, insomma, questa macchina comunque tu prima ci raccontavi fuori onda che hai dato una mano a sistemarla un pochino, l'hai un po' alleggerita, gli hai fatto una cura dimagrante. No, vabbè, io ho fatto ben poco, se non togliere un paio di guarnizioni e lo specchietto centrale, che è cosa che faccio in tutte le macchine che guido, perché lo specchietto centrale serve
sostanzialmente okay. niente. È peso in alto che non serve a nulla, ok? Al di là di quello, una delle cose che faccio in tutte le macchine che guido è riuscire a cercare di portare il sedile più basso possibile per abbassare il baricentro. È l'unica cosa che faccio nelle macchine che guido. Ah, io ho capito. Perfetto. Basta, solo quello. Vediamo avanti com'è fatta. Dai. Eccola, va che bella. Ah, bella cattiva, eh. È bella soprattutto perché questa qui ricorda molto la Subaru dei rally, dei bei tempi. Qua, come potete vedere, abbiamo anche il logo dei pescatori che salutiamo. Esatto, altri amici. Insomma, dai, che dire, in bocca al lupo a Stefano. Crepi il lupo, si speri. A Top Run e Subaru. Per questa nuova avventura ti vedremo su questa macchina anche l'anno prossimo. Mistero dalla fede.